Allora, innanzitutto volevo dire una cosa, la dico a tutti i compagni, che mi credete o no, non me ne frega niente perché l'ho vissuta di persona. Ognuno è libero di pensare tutto ciò che vuole. Siediti pure se vuoi, per fortunato. Va bene. Ormai sono 40 anni che la mia odissea sta andando avanti alla grande. Io cerco di frenarla, ma non ci riesco. Questi, lui li chiama, come ha fatto vedere quella cosa lì appesa, non so cos'era, va bene. Io non riesco a capire perché non mi lasciano in pace. La storia mia la sapete, li ho incontrati fra il 6 e il 7 dicembre del 78, anche all'epoca io credevo che erano dei ladri. Racconto questo per darvi un'idea, poi vado avanti. E invece mi sono ritrovato con esseri che io non ho mai cercato e non ho mai voluto. Insomma, alla fine mi ricordo che stavo mettendo i biglietti in questa villa, ho messo i biglietti, poi ho guardato l'ultima villa che dovevo fare, visto queste quattro luci che si muovevano. Allora sono corso giù verso la macchina, si spengono tutte le luci dalla vallata, tutte, si spegne il motore dalla mia macchina, io entro dentro, prendo il microfono, chiamo la sala operativa, che all'epoca si chiamava Canguro, Canguro dalla 68 era la mia sigla, e dico: guarda, venite, manda qualcuno a Toriglia, a Marzano, perché ci sono dei ladri dietro alla villa di casa nostra. In quel momento si spegne tutto, non risponde più nessuno, poso giù il microfono arrabbiato, il motore si ferma, quindi anche la macchina non parte, e quindi impugno la pistola, prendo la pila, funziona e mi avvio verso la casa. Mi assicuro che non passava uno spillo dal sedere, dalla paura che avevo, e quindi mi sono avviato, queste quattro luci tutto un tratto vanno dietro la casa, io credendo chiaramente fossero ladri, mi sono messo dalla parte opposta, sempre con pistola abbassata e pila spenta, mi sono attaccato al muro pian pianino e poi sono arrivato all'angolo della casa, ho fatto un attimo così, non c'era niente, poi sento una grande spinta, rotolo nel prato, c'era un bel prato lì all'epoca, e cerco al buio a gattoni la pistola, la pila, trovo la pila, trovo la pistola, l'appunto su chi mi aveva spinto, distinto. Ero seduto e dico: fermo lì, non ti muovo, a un certo momento faccio così, ma cos'è? Comincio a fare tutto questo finché non l'ho visto in faccia. Da lì poi qualcosa ricordo, che mi hanno preso in due, è scesa una luce, non celeste, più bianca che celeste, e mi hanno portato su in questo, ognuno lo chiama come vuole, disco volante, astronave, chiamatelo come volete, io so solo che siamo arrivati su, mi hanno portato in una stanza ed io riuscivo a capire quello che mi stava succedendo, però non riuscivo a aprire la bocca. Poi mi hanno fatto in questa stanza, mi hanno praticamente da solo, cioè i vestiti, la camicia, la cravatta, tutto, mi sono spogliato nudo senza volerlo, ha fatto tutto da solo l'interno di questa camera. Mi hanno messo su questo tavolo d'acciaio, mi hanno bloccato piedi, le gambe, loro erano due, poi ne sono anche altri due, sono alti circa 3 metri, sono squamosi, sono sul verde olivastro, al centro del petto avevano una specie di rombo giallo con un porpora gialla, lunghe braccia, 8 dita e alla fine delle dita dei polpastrelli, con delle ventose insomma. Poi quando l'ho visto in faccia, ho visto una grande enorme testa, sui capelli avevano una porpora gialla con le vene che si vedeva il sangue muoversi praticamente. Poi sui fianchi 3 punte, 2 occhi triangolari, 2 buchi al posto del naso e davanti una mascherina che usciva una specie di luce. Ma ve lo dico già subito, non era una tuta. Perché i miliardi di persone mi hanno chiesto, non era una tuta, non è che si sono spogliati, a me sono tolti la tuta, non lo era.
E vorrei dire un'altra cosa subito. Migliaia di persone mi dicono: ma tu non hai mai visti, non hai incontrati? No, io non ho incontrato né i grigi, né i blu, né i celesti e né i rossi. Io sempre loro, tremetico, come la forma, tutto quanto, e niente, mi hanno preso, mi hanno buttato su questo letto, mi hanno legato, poi hanno fatto un gesto e dal soffitto, io chiaramente gridavo come un forsennato, dal soffitto è sceso giù un macchinario tutto di vetro, con sei punte di vetro, che uno ha baluccato la gamba, uno al fianco e uno alla spalla, e lo stesso dall'altra parte. Il sangue entrava da una parte, entrava in questo macchinario e poi rientrava dall'altra. Questo quasi per due ore e mezzo. Poi tutto un tratto questi quattro personaggi sono andati da un'altra parte, mi hanno lasciato lì, il macchinario si stacca, ritorna al suo posto, io si staccano i blocchi dei piedi e delle mani e io chiaramente più veloce della luce, mi sono vestito più che potevo velocemente e poi sono andato dove loro mi hanno preso, mi sono ricordato cosa hanno toccato per poter scendere giù, ho toccato, mi sono ritrovato giù nello stesso giardino e in quel momento non ricordavo più niente, ho ripreso la pistola, ho ripreso la pila, mi sono girato per fermati lì e non ti muovere, però erano le 11.40, 23.45 quando è successo, giù erano quasi le 3, meno 10, quindi non ho visto nessuno, però ricordo di ciò che ho visto, quindi sono corso verso la macchina, a un certo momento tutta la vallata riprende a illuminarsi, il motore dalla macchina parte da solo, sento la radio che chiama 68 dove sei, io chiaramente ho preso il microfono, ho chiesto ma non sono, ma mi sono messo a piangere, poi sono rimasto lì seduto nella macchina finché non è venuto un solo di soccorso. E da lì è iniziata la mia odissea, quindi non vai lontano, lo sa Dio, il popolo e tutto il mondo. Però ultimamente succedono delle cose strane. L'ultima volta che io li incontro, io mi incazzo, perché dico la parola, mi incazzo con loro e gli dico: adesso basta, ditemi perché sono qua, fatemi vedere, troviamo la soluzione. Allora mi dicono queste parole: ascoltami bene Piero, noi siamo qua per un problema molto grave che appartiene alla terra. Oddio, ci siamo. Nel centro, a metà terra, ci sono delle grandi montagne, alte come voi chiamate il K2 o quell'altro più alto, non ricordo, l'Everest. Purtroppo non so per cosa, non so perché noi siamo venuti già prima, molto prima di voi qua, sono crollate due o tre di queste montagne e si sono appoggiate sulla parte opposta. E quindi il flusso, come dicono loro, del magma, della lava, si è fermato a metà e il calore, andando su, fa sciogliere questa lieve, questi ghiacci. Guardate che non me lo sono inventato io, me l'hanno detto loro. Io sinceramente quando me l'hanno detto mi è scappato da ridere. Mi ho detto: ma stiamo scherzando, è uno scherzo? Oppure no, assolutamente. Allora abbiamo pensato bene di venire, tra molto erano passati già 7-8 anni, parlare con il popolo del vostro mondo e se avete i vostri comandanti parlare con loro. Noi risolveremo il problema rimettendo a posto queste montagne, bloccandole di nuovo, il flusso continua, però noi vorremmo un favore in cambio. Noi vorremmo stare nel vostro mare, in fondo 5.000-7.000 metri di profondità, in pace, senza disturbare nessuno. Perché questi qua sono anche acquatici, hanno come si chiamano quelli? Le branchie, hanno le branchie. E io quando li guardavo dicevo: però io non li ho mai visti nell'acqua. Un'altra volta, per dire, io ho visto, ero un po' curioso quando ero nella sala, quindi sono andato a vedere altri punti della sala. Sono entrato in un posto dove c'erano dei cilindri con dentro degli esseri strani, diciamo antichi, degli alberi. Voi non ci crederete, ma è successo. Mi sono visto lì dentro quando ero giovane, quando mi è successo la prima volta, e sono dentro nel liquido con tanto di divisa, ancora in divisa,
che non ce l'ho più da anni, non c'ho più pistola, non c'ho più niente. Ero lì dentro, gli ho guardato, ma sono io, ero io. Voi non ci crederete, ma ero io, mi sono messo anche a piangere, ho detto, ma non è possibile. E allora mi sono chiesto chi sono io, se io sono lì. E qualcuno mi ha detto, ma sai, potrebbe essere il tuo clone, ma qual è il clone? Ma mi cavolo di io. Cosa vado a dire a mio figlio? Scusa, non sono tuo padre, sono un clone. E viene là che sono io e dice, ma veramente ancora non ti ho messo al mondo. Cioè, c'è qualcosa che non quadra, no? Vabbè, comunque sia, adesso parliamo ultimamente. Adesso, ultimamente, non riesco a capire questa cosa qua. Adesso non si apre più la porta a Rossi, non si apre più il portale sul Monte Fasci, ma si apre dove lavoro io. Io una sera è scattato un allarme, questo parliamo già da 4 anni, vado giù nel silos, scendo il primo piano, il secondo piano, poi sento un diciamo delle scarpe elettriche, guardo in un punto e si apre questo portale, diciamo, oh Madonna, ho detto no, ti prego. Invece aprendosi mi sono sentito attirato dentro, sono entrato, c'è la statola, l'ho aperta, però loro non c'erano chiaramente. A un certo momento mi sono messo a gridare, e scusate, ma io glielo ho detto, brutti figli di una bagascia, ho detto così, senza pensarci bene, uscite fuori che sono stanco, non ne posso più. E d'un tratto dalla scatola esce. Vabbè, ma mi vedono lo stesso, sono grosso. Mi vedete così? Ma perché così non mi vedete? Vabbè. Allora escono fuori due di loro, ma è un raggio, come lo chiamano quando escono una persona e non è reale? Ologramma, brava. Io infatti volevo pestarli, ma sono andato in mezzo a loro e mi sono trovato dall'altra parte. Ma che è uno scherzo? A un certo momento loro mi dicono calmati, e tu, perché mi devo calmare? Ma ragazzi, gli ho detto, comincio ad avere 50 e passa anni, un giorno l'altro me ne vado. E lui mi dice, dove vai? Mi ha detto, ancora sei marziano, ma va a cagare, va. Dove che vado? Se più andiamo avanti meglio muoio. E lui, no, tu non ti devi preoccupare. Come non mi devo preoccupare? Morte mia, vita tua, ma l'immortarci tua, vita mia. No, insomma, però erano, non li toccavo, erano ologrammi. Allora mi ha detto, devi calmarti, vedrai, adesso ci sentiamo, vedrai che ti faremo un regalo per quello che tu dirai, quello che farai, che io gli ho chiesto, a voi solo, che vi fate vedere, per favore, fatemi vedere. Va bene, ne riparliamo. Ho scaricato i dati e anche qua dentro nel bagno pubblico ci sono 3 amici miei che sono venuti a vedere questa piccolezza qua che non... e nei filmati, nello scarico ero stato un loro convegno, ora non mi ricordo dove, che li ho rivisti, quindi voi, come ho detto 2 anni fa, vi hanno rivisti tutti quanti. E non pensate di cavare la buon mercato, perché loro a uno, scusate, ma si calzane e spini di luce. Io stavo loro e stavo bene. E va bene, e la cosa che va avanti. Per 4-5 anni non si fanno più vedere, io ero già contento, diciamo, poi alla fine, perché poi la gente mi dice, ma io non è scusato, devo sapere. Vedete la scatola, adesso la vedete, diciamo il vetro, diciamo, con la piramide dentro, togli quella faretta. E dimenticavo, sotto ci sono questi 12 segni che io non capivo cos'erano. E allora un giorno mi è tirato il berrettino di toccarli. E ne tocco uno,
tac, si accende. Allora se torna a toccare un altro, tac, si accende, così fino all'undicesimo. Il dodicesimo non si accendeva. E ha continuato comunque ad andare lì ogni 15 giorni. Ah, vi dico una cosa, c'è stato un periodo che è stato veramente male, quindi per quasi un anno io non sono andato lassù, però non mi hanno chiamato. Quindi penso che tramite questa cosa che io ho dietro nella nuca abbiano capito che se non sto bene, non sto bene, non è che posso andare su per forza a volare cosa. Invece da quando si apre dove lavoro io il portale, pensate che una sera si è aperto il portale, quindi ha fatto una luce spaventosa, vedete, lo sta proprio. Se praticamente il silos si è illuminato tutto completamente, è chiaro che ci sono dei palazzi davanti, hanno chiamato i carabinieri. I carabinieri sono arrivati, io esco dal portale, quindi si stringe tutto, incontro il carabiniere, ma è successo qualcosa, ma è successo. Ma mi dicono i vicini che c'è stata una grande luce, magari qualcuno che ha acceso gli abbaglianti e si vede bassissima probabilmente quella, se ne sono andati, ma io lo so che è successo così. E tutte le volte, ma devo starci per forza tutto il giorno? sto colando, si vede lo stesso? Scusate, ma ragazzi, altro che doccia. Accendiamo magari un'altra luce, almeno. Se accendiamo le luci, tanto le immagini sono, ormai le abbiamo già viste, grazie. Sono caldane in quelle donne. Allora, vado avanti così più o meno le cose le sappiate, perché ormai è diventato un odissea. Allora, capisco, guarda, io parlo di un mese e mezzo fa, questo è stato negli ultimi momenti. Mi sento chiamare, prendo, parlo, sono via lavoro, sento un sibilo dietro nella testa, vado, si apre la porta, dico, taccio, che cosa ce la facciamo? Entro, incontro due di loro, dico, ah, ce l'abbiamo fatta. Allora, dopo 4-5 anni, ah, ma noi non sappiamo quanti sono i vostri anni. Ah, anche, non lo sapete, io lo so, voi no, ma comunque per loro era una cosa così. E comunque sì, mi hanno detto, allora siamo pronti per la cosa che abbiamo promesso, di farci vedere, di sistemare, dobbiamo parlare con persone di alto, molto più alte di me. Dico, va bene. Io sono stato da comando di carabinieri, gli ho parlato di questa cosa. Secondo voi? E il si è ripetuto? Io ci sono rimasto che non sto scherzando, se così conosciamo la tua storia, ma mi sembra che la stai portando per colpa mia, hai detto. Va bene, non c'è. Io li ho rincontrati la seconda volta, gli ho spiegato che non è una cosa facile. Allora sono stato a Roma da una persona di alto livello e gli ho spiegato la cosa e lui stesso mi ha detto, senti Piero, i casi sono due, o questi qua si fanno vedere con quella cosa che vola, non ha detto gli scolanti, e davanti a te scendono, allora è possibile che si può avere da parlare con uno con l'altro, però sai, la tua parola vale uguale. Hai ragione. Questo gli ho spiegato, poi sono tornato da loro, gli ho spiegato, guardate, adesso sono praticamente un mese e mezzo che sento il sibilo, la luce si apre, però faccio presente, tum, è come ci fosse un grosso vento. Allora comincia a picchiare, oh, sono qua! Niente, la prima volta zero. La seconda volta, di nuovo, si apre il portale, il vetro davanti, e vedo due di loro, dico, oh, picchiato, non immaginate le parolacce che ci ho detto, poi in genovese sono più belle, no? Quindi figuriamo, e c'è stato, vedevo che mi guardavano, infatti gridavo, oh, ma per favore, oh, sto scemo, mi vedi, dico, cioè, e vedevo che si guardavano uno con l'altro,
E io ho detto che mi stanno prendendo per il culo sicuramente, perché non è possibile, mi vedono. E poi me ne sono andato, e mentre vado via, si è chiuso. Questo parlo di 3 settimane fa. Sono ritornato lì, sempre a mezzanotte in quarto, mezzanotte e mezzo, riparte la luce. Scusate, ma io caldo. Madonna mia, ora capisco le donne. E a un certo momento gli faccio cenno e sento dietro la nuca, aspetta ancora un momento. Certo, dopo 40 anni, se il vostro momento è così lungo, no, no, devi stare tranquillo, io sto tranquillo, sono loro che non stanno tranquilli. E mi fa, non ti preoccupare, dacci ancora un po' di tempo. Sono stato l'ultima volta, parlo di 2 settimane fa, sempre il sigillo, perché loro sembra che vogliono io vada a controllare, si apre il portale, ma non entro e vedo 3 di loro che vengono verso il corridoio, mi guardano, mi fanno un segno strano che io niente, e da allora? E poi non fatto di nuovo così come vede l'aspetto. E perché scusate, gli ho detto adesso basta. Gli ho detto guardate, giuro se mi figlia, guardate, e mi guardano, ma andate a fanculo, io me ne sono andato. Ma giuro, gli ho detto così perché non ne potevo più. Non si può torturare una persona così. Non si può. E infatti l'ultima chiamata, la penultima non sono andato e l'ultima non sono andato. Non me ne frega niente. E infatti gli ho detto, o vi fate vedere voi, io per conto mio basta, non ne posso più. E questa è l'unica, sarete stupidi a sentirlo, ma io più che un parlo.